Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo qui con la malatina, perché la signorina che avete appena visto è un pochino malaticcia. Questa è la faccia della malata? È bellissima. Ah, questa è la faccia della malata. La malata che si sta prendendo qualcosa da mangiare. Grande! Brava! Oggi sono qui in realtà perché stiamo per fare una miriade di cose, tra le quali devo aprire un sacco di pacchi per farvi un video che poi presto vedrete, e in più stiamo anche per andare a registrare un chiarellare in cucina. Solo che avevamo organizzato tutto, cioè manca un ingrediente che è l'ingrediente principale, senza il quale non si può fare niente, e quindi l'ho, dato che è domenica, l'ho potuto ordinare soltanto al volissimo da il coso Amazon Prime Now, che te lo porta entro 2 ore. Quindi mo stiamo così, che stiamo aspettando. Ah, prima ti sei messo il rossettino. Se n'è andato, mamma? No. Comunque, vi faccio vedere finalmente, prima di mettermi a spacchettare i pacchi, delle cose nuove che ci sono per casa. Siamo appena... E parte la musica, ma siamo seri. Siamo appena arrivati da Ikea. Adesso vi faccio vedere quello che... Guarda. Questa bellissima bambina, abbiamo comprato da Ikea. Ecco, è in dotazione. Non sei in dotazione con l'Ikea? Sì. Sì, abbiamo... preso un sacco di roba. Questo per la Bibi. Questo per la Bibi. Questo per la Bibi. Questo per la nostra quieta vivere. Sì. E le cose belle. Altra cosa che stiamo scegliendo adesso sono tipo dei mini scaffali. Sono quelli là. Sì. Pensiamo che siano questi, ma stiamo decidendo, perché in pratica ci servono per sistemare la parte di muro che vi dicevo nel ghetto di Mimì. È un po' complicata la faccenda comunque, ma vi prego, venite con noi. Stai qui, avete visto la scatina? Sì, quella nera. Quanto adoro sti posti, ti giuro, li adoro troppo sti posti. Comunque non vedo l'ora di tornare al parrucchiere per... quasi, sì, è mezzo addormentata. Non vedo l'ora di tornare al parrucchiere per... Questa ciocca non va. Vabbè, miglioreremo, che dall'altra parte non c'è. Miglioreremo piano piano. Ma guarda quello. Che hai preso, amore? Che cos'è? Io me lo sto sposando. Cioè, rendetevi conto. Cos'è, patato? Ma che è sta cosa? Ma che cos'è? Un cestino? Poi serviamo a mia madre. Ah, ok. Vi giuro, sta dentro lì che è troppo bello. È troppo, guarda, troppo figo. È troppo figo. Certo, se lei non stesse dormendo ce lo godremmo di più, però... troppo figo. Ok, dopo aver comprato un sacco di roba che tra poco vedrete. Olè, il serpente. Guardate che fine abbiamo fatto. Sì, si sta mangiando lo dog. Prima il pane, poi lo dog. Poi, sì, lo dog. Palla HP. Le patatine si è presa. Lui la Coca Zero e delle robe. E qui invece c'è una cosa stra interessante. Sono dei dolcetti all'avena. All'avena, cacao e cocco, che mi sembrano veramente favolosi. Adesso gli darò un'assaggiatina qui io. Ci siete? Amore, gli dai l'acqua per favore. E... e invece i miei suoceri stanno laggiù. Non abbiamo capito bene perché ci siamo divisi. Ma no, in realtà prima qui era tutto pieno. Adesso invece si è liberato. Questo giro dell'Ikea è stato favoloso, ma purtroppo l'unica cosa che dovevamo proprio prendere tantissimo, amore mio, ovvero la... come si chiama? La scarpiera. Ci siamo accorti che non entra in macchina, e anche il coso che eravamo venuti a prendere non entra in macchina, quindi torneranno lui e suo padre domani mattina per prenderlo, raga. Io morta, io letteralmente morta, però va bene, dai, non abbiamo fatto bene i cioè più che altro perché pensavamo che vendessero pezzetti singoli, e invece vendono tutto insieme, la lastra è enorme, quindi vabbè, sono cambiati i piani in realtà, per questo ci siamo trovati un attimo così, però chi se ne frega, tanto li prendiamo domani. Però buono, perché ci siamo fatti un'idea esattamente di quello che vogliamo, quindi è molto buono. È calda fresca che è calda. Comunque, dopo vi faccio vedere tutto, e io sono molto fiera della cosa che... Sì, sì, amore, certo. Sono molto, molto, molto fiera della cosa che abbiamo preso. E... no, mamma, grazie. Della... oddio, come si chiama? Il cosino che abbiamo preso per...
per sulla cucina. Sono strafiera di questa cosa. Fierissima, perché posso appendere le tazze, raga, vedrete. Allora, tutto idea, soprattutto ideato da mia suocera che ci ha dato una grande mano. Allora, questo è carinissimo. Noi non avevamo uno svuotatasche, non sapevamo dove mettere le chiavi e quindi adesso ce l'abbiamo proprio appena entriamo. Vabbè, questo è sempre buono come profumazione. E poi abbiamo la mucchina qua, casomai, insomma, appena si entra, insomma, può essere utile. E abbiamo appeso anche il quadro. Invece qua in cucina abbiamo messo questi, quindi adesso c'è il quadro là, una mensolina là e la chiappa sogni là. E questa meraviglia qui, che adesso è svuotata, non ci sono cose appese, semplicemente perché sto facendo la, come si chiama, stanno qui in lavaggio. Di altre cose nuove in realtà ci sarebbe questa cosina qua dietro, però fa parte sempre di un altro video, e ci sarebbe anche il lampadario nuovo eccetera eccetera, ma fa tutto parte di un video che vedrete presto, che appunto riguarda i pacchi che sto per andare ad aprire. Poi qui abbiamo il mobile per le scarpe. Olè, qua ci sono i miei Ugg, qua ci stanno altre scarpe di Ale. Questo è il mio angolino zen invece, con l'incenso da cosare. Qui c'è l'incenso vecchio che devo buttare, il giardinetto. Aprendo di qua invece abbiamo preso queste cose, tutto dall'IKEA. E adesso è ancora un pochino da sistemare, però è molto molto più pratico rispetto a prima. Prima c'era proprio un casino, quindi siamo molto contenti di averlo comprato. Adesso le cose comunque qua stanno messe molto meglio rispetto a prima. E insomma ci piace parecchio. Qua dentro, come vedete, abbiamo messo queste lucine. E poi qua ci sono tutti i pacchi che devo scartare e che scarto adesso, quindi a tra pochissimo. Oh mio Dio, mi sono appena accorta che non posso più muovermi in questa stanza. Ho aperto i pacchi e abbiamo sistemato tutto e non mi posso più muovere, perché sennò vi spoilerò tutto. Andiamo in cucina, così facciamo la ricettina, mamma. Sì, perché in tutto questo, oh mio Dio, spoiler, comunque è arrivata la roba che doveva arrivare. Dimmi, amore. Sì, dobbiamo stare qui. È arrivata tutta la roba che serviva, quindi è un Chiara e Lara in cucina. In questo momento io e Lara stiamo cucinando la cena per tutti, facendo Chiara e Lara in cucina. Vi giuro, ci stiamo ammazzando dalle risate, è troppo divertente. E ti sta divertendo? Dunque, noi abbiamo finito di fare stiamo cenando, ma non vi faccio vedere con cosa, perché sennò vi spoilerò quello che abbiamo fatto appunto nel Chiara e Lara in cucina, che vedrete tra pochi giorni. Sapete che è strabuono, è veramente buonissimo. E intanto ci vediamo Brooklyn Nine-Nine, si chiama così? Ok, ci vediamo dopo, abbiamo tutti e tre. Aspetta, 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 non far vedere quello che mangi. Eccolo, uno e due. Madonna, per non spoilerarvi cosa abbiamo cucinato, un casino. Amore? Dove sei, amore? Sto mettendo... Esattamente perché là? Ah? Come faccio? Aspetta. Perché così posso vedere dove metto le mani. Lara è qui in videochiamata con nonni. Ciao! E lì ho... Aiutatemi! Amore, ma riesci a toglierti? Aiuto. Amore? Aiuto! Amore? Tutto buio qua. Eh sì, amore! Lo è, amore. Ho preso gli angoli. Amore, sembri il formaggino. Ho preso gli angoli. Bene, sono contenta. Tieni che... gli angoli. Devo tenere fermi. Amore, e tu? Amore, io esco. Che vuol dire tu esci? Dai, sono claustrofobico. Sei claustrofobico? Claustro. Claustro. Fobico. Fobico. Dov'è, amore? Eccolo, amore. Ciao, amore. Senti, io sto continuando a reggere sto coso. Prendo il computer e metti 99.9. E Lara invece vai, amore? Lara invece si vedrà un qualche cartone animato, insomma, mentre noi ci vediamo questa e poi ci metteremo a ninne. Ho appena preso il termometro perché mi sa che a Lara è risalita la febbre purtroppo, però tutto oggi è stata senza, quindi tutto sommato la ritrovo come una vittoria. Domani andremo dalla pediatra, quindi per ora siamo così. Per ora siamo così. Noi ci vediamo domani mattina, che vi saluto domani mattina probabilmente o dopo, tanto mi sono la febbre. I cani sono tutti giù. Questa è la situazione attuale. No, tutti giù. Sì, sì, okay, i cani non sono sul letto.
E aveva la febbre, è anche alta. Domani mattina abbiamo il tampone, quindi ci vediamo domani. Vi facciamo sapere. Ciao, oh, sì, c'ha le sopracciglia rosa e anche i capelli mezzi di tutti i colori. Guarda, gira di tutti i colori c'ha. Ci vediamo domani con le guardate in attesa. Giusto, ore 14:30, sempre qui, sempre in Sempre questo questo canale. grande. E non dimenticatevi di ascoltare. Sono di mamma Jen. Perfetto, la mia canzone che è già uscita, tutto bene, l'ho trovata su Spotify, sul canale La Voce e i link qua sotto in descrizione. A domani, ciao!